Ehi, eccoci. Siamo rimasti al punto in cui avevo iniziato con la costruzione della base, ma mi sono un po' infognato a cercare di capire come sta cazzo funziona. Per cui mi sono ancora qua. Ma io voglio fare l'angolo. Come faccio l'angolo? Con questo. Così fai l'angolo. Che non si attacca. E non me lo fa piazzare. Poi qua, forse mi servono strutture in legno, sostegno. Tipo questo. Si mette qua, se non mi buggasse sto cazzo di muro. Ah! Porco demonio! Tangete. Proviamo. No, cos'era? Mui. Sì. E no, non mi fa piazzare. Cos'è che mi dà radiazioni? Quel vento? Allora mi serviva un pavimento. Sì. Pavimento che non me lo fa mettere a quell'altezza. Io se volessi solo raccogliere materiale non credo. Ok. Vabbè, allora. No, non era su muri, ma era su tetti. No. Pavimenti. Questo qua. Oh, dunque, questo qui. Perfetto. Ok. Tipo, sta cosa qua io non posso costruirmela qua su, vero? Sì, posso. Ma non c'è lo spazio. Quindi mi servono dei pavements. Dei pavements. Simply, simply pavements. Che qua non riesco ad attaccare. Ah, sì! Sì. Ah, ce l'abbiamo fatta. Porco demonio. Allora, adesso tac. Tangete. No, io veramente avrei qui. Ok. Oh, Cristiano Ronaldo con Gesù e Giuseppe. Allora, sto cazzo di muro mi ha rotto un po' i coglioni. E ci togliamo anche quello. Ok. Adesso. Tac, muro.
Tipo questo. Ah, guarda che bello questo, che si piazza praticamente ovunque. Tang. Ma che roba. Questo sì che si piazza. Potevo anche tranquillamente fare così. Ok. Un muro con la porta. C'è solo quello lì, tutto scassato. Eh sì. C'è solo questo scassato. E noi ce lo mettiamo lo stesso, dai. Porta acciaio 3. Vabbè, sembrano le più resistenti, quindi... Là. Ok, sta cominciando a prendere un po' di forma. Adesso. Tu, in realtà... Ok, ha tenuto. E poi lassù io ci devo costruire. Perfetto. Ora noi andiamo a prendere difese. Postazione di guardie. Ah, guarda che bella cosa. Questa piazza di qua, bella centrale. Perfetto, proprio così. Ok, anche te. Perfetto. Ora abbiamo un paio di postazioni. Ok. Facciamo così, no?
Perfetto. Dov'è il Big Man? L'armato? Cioè, mi hai aperto la porta e te ne sei tornato indietro, ma sei stronzo. Comandi. Vieni, va, tu sei assegnato alla difesa, eh? Così non ti gatti più le micce. Assegna. Perfetto. E adesso, prossimo obiettivo. Ma qual è il mio obiettivo attuale? Io sto costruendo cose a caso, ma parla con Strangers. Sturges. Dove sei, Sturges? Poi devo fare un perimetro difensivo. Ehi, Sturges. Mi piace. Avere un posto per dormire migliorerà il morale di tutti. Quello che ci serve ora è una fonte d'acqua potabile sicura. Acqua potabile sicura, ci penso io. Ottimo. Grazie ancora. Ehi, Sturges. Ora che abbiamo una fonte d'acqua potabile sicura, mi Bene. sento già meglio. Bravo. Le nostre provviste scarseggiano. Spero non ti dispiace aiutarci. Se vogliamo stabilirci qui, dovremo iniziare a coltivare la terra. Iniziano subito a seminare. Buon lavoro! Fornisci cibo e sanctuary. No, mi manca il cibo di base da coltivare. Tutto a zero sta. Da dov'è il cargo? Te lo trovo il cibo. È tutto terreno così. Dove le trovo le carote?
Ma dai, ma dove vuoi che trovi le due carote? La scabagna, macerie, albero, bidone, altre macerie. Lucarello. Andiamo a caccia di carote e altre cosette utili. Potete Questo è tutto terreno che un giorno si potrà effettivamente usare. Forza, dai, dobbiamo trovare qualcosa da piantare, non so bene come o dove lo troveremo, ma... Intanto cerchiamo. Magari ce la facciamo ora da wave, eh? Tu sei a posto? Sì. Le carote, qualcosa? Cosa avete qua di interessante? Sul fuego? Un ratto talpa. Bocconcini, bottiglia, bocconcini. Dopo.
tutto radioattivo. Sto girando totale di cazzo un bel momento. Al volto è possibile che ci sia qualcosa? Allora, intanto facciamoci i livelli. Ne abbiamo un paio. Ok, cosa ci facciamo? Cercatore fuori imperato, scoprire i tesori nascosti nel suo contenitore, più tappi nei contenitori, no. Mi interessa al momento. La rotella. Ok. Maggiore consapevolezza, sì. Questo non sarebbe male. Ok. Le bestie sono tue amiche. Punta la tua arma verso un animale di livello inferiore al tuo e ottieni la probabilità di pacificarlo. L'acqua è la tua alleata. Non subisce più la reazione mentre nuoti e puoi respirare sott'acqua. What the fuck? Ok. Vabbè, al momento non è che ci sia qualcosa di troppo. Boh, vada per lo scassinatore. Ah, un altro punto. Un altro punto che lo buttiamo sul... Il tuo padre di gente si è abituato alle stranezze e subisce meno radiazione da cibo e bevande. Tieniti a distanza e mieti vittime senza sosta. I fucili non automatici... Buono. Va bene, e questo abbiamo fatto ora. Il punto è che dobbiamo trovare qualcosa. Fiori di carota. Perfetto. Torniamo alla base e andiamo a piantare le carocce, o meglio i fiori di carocce. Oh, my God. Che difficile. Lungo, eh? C'è un inizio veramente abbastanza lento come inizio. Effettivamente me l'avevano anche detto nei video. Mi era anche stato detto. Ok, eccoci qua. Allora. La piantagione, dove la famo? No, aspetta, zio. Io ce l'ho i fiori di carota. Però mi serve la carota, giustamente. Ho viste. Fiori di carota. Ok, non so bene cosa farmi in realtà. Fornisce cibo ai coloni, però.
Bene. Ucci, poi. Però, non so bene dove trovarle queste cose. Vabbè, che ci posso fare molto, ragazzuoli. Non ho cibo di base, quindi devo andare a comprarlo. Quindi per adesso pensiamo a sistemare questa. Fammi un po' vedere. Come siamo messi? Molto male. Ok. Come faccio a appenderti lì? Eccoci qua. Allora, ripara. Ok, poi. Mi manca materiale. Ok, modello B. Che figate. Ok, a posto. Dovresti essere a posto adesso. Trasferisci.
Nucleo di fusione. Ok. Now. Trasferisci. Armi. La pistola la teniamo, questa la mettiamo via. Questo ce lo teniamo, questo ce ne basta uno. Poi, se tutto dobbiamo vestirci, per cui no. Armi, vestiario. Prendi tutto. Perfetto. Allora, vestiario. Settecento peso, sti cazzi. Allora, sarebbe un sacco di roba da vendere, ci sarebbe. Banana grande. Braccio destro del pedone, più uno, più uno. Ok, antica scocchiarini. Maschera antica d'assalto, siamo sempre lì. La differenza è che questa me la vendo un po' di più. Torace del pedone, lo mettiamo. Ok. Ora mi tengo l'uniforme dell'esercito. È una questione estetica. Adesso per le armi. Cosa sicuramente da vendere. Le provviste le lasciamo qui. Registro. Avvia. Varie provviste, anche le provviste, qualcosa possiamo metterlo via. Ma tanto adesso andiamo con la... Il problema è averlo. Ok. Controllare qua, la stazione di servizio della Red l'avevo già verificata, quindi bisogna andare al prossimo luogo di culto. Dimmi, bravo cucciolo. Felicità 50, non c'è nessuno qua, che felicità può avere?
Lol. Effettivamente magari qualcosa qua lo troviamo. Oi, papoi. Cosa c'è di qua? Legno. Cos'è quella roba? Ok, vabbè. Mi è constatato che nemmeno qui ci sono le carote. Come energia esaurita. Porco cacchio. Porco cacchio. Servirà un'altra batteria a fusione. Intanto mettiamo qualcosina via così riusciamo ad andare a vendere. Valore 20. Queste me le tengo. Ok, Fufi, prova di andare, non so dove, ma noi andiamo. Andiamo su. Ok,
Siamo a posto, ok. Sa qualcosa, dai. Le porte chiuse. Tutto chiuso. Sai quanto materiale potrei prendermi da qui e portarmi via? Perché sono salito qui? Tutto chiuso. Tutto inaccessibile. Qua no. Qua è accessibile. Questa è la casa del capocantiere, si è messi bene. Una pianta. Ok. Potenze. Però sono praticamente al limite. Oh, dunque. Cosa c'è qua? Una bella visuale. Sale. Prima che andiamo in quella casuccia lì. E poi. Boh. Da quella parte penso. Dove dobbiamo andare noi? Parla con i coloni di Tempness. L'altro obiettivo era... Chi lo sa dov'era? Ok. Direi che saltare da qui è fuori discussione. O forse sì. Buono. Perfetto. Oi, va poi. Oi, ma poi. Laggiù non avevo qualcosa in medio. La porta e poi basta.
Cos'è quell'iconina davanti a me? Ah, quelli sono fattori tra l'altro. Buono, buono. Intanto andiamo verso questa iconina. E lì c'è ancora Radar. Ticket e che. Ah, ok. Zona di scavi, costruzione. Ok. Sarà interessante. Questa zona sarà interessante da verificare poi. E adesso la giriamo, andiamo verso il radar e da lì andiamo alla cosa, dai fattori. Ok. L'iconina con tre auto sarà una discarica. Una discarica, una rimessa auto, qualcosa così, sì. Cimitero delle auto. Vediamo un po'. Ma che cazzo fa? Il cane si è fatto sgamare. Porco demonio. Cane da assalto. Ok, meno sgamato. Ah, è rotto talpa, maledetto. Pa, pa, pa. Peso. Boom, bitch. Idiota. Cagnaccio. Cattivo cane. Cane cattivo. Andiamo a vedere cosa c'è di qua, va. Oh. Jet, caffè, munizioni, subito.
Area di smaltimento amotica. Sei un trovo qui roba interessante, tipo questo. Tu cosa sei? Ti voglio. Lol. Oh, grazie. Nucleo di fusione, perfetto. Ok. Ah, no. Panco lavoro per armi, che significa che ci sarà anche tante cose interessanti. Terminale. Cosa offri? Attiva la roba sentinella. Cane cattivo. Va bene. Lascio fare gli affari tuoi. Amico. Puttens, che figata. Ah, c'è uno lì. Che ceffone. E se lo spegnessi, riuscirei a fottergli qualche pezzo? Ta ta ta. Disattiva la rotativa per quelli di difesa. Verifichiamo. Ah. Ok.
No, una tua abbandonata. Spettacolo. Ok, ma io direi da qui possiamo Ah, ok. No, devo andare prima a vendere. C'ho troppa roba. C'ho troppa roba. Però sono curioso, dai, scendiamo. Finché non c'ho il core al 50% io scendo. Sicurezza è strettissima. Violarlo è impossibile. Beh, è più impossibile, se piega tu non è che è impossibile. Detergente. È chiusa da un terminale. Quello lì, ma guarda un po'. Ok, io direi. Ops. Dai, ragazzaccio. Torneremo a ripulire poi più avanti. Per adesso non voglio sputtanare i core. Come world. Ok, devo andare di là. Merda se consuma energia la corsa.
chiesto l'aiuto dei Mino. Dei Mino? Non credevo nemmeno che esistesse. Abbiamo inviato una richiesta d'aiuto tramite un mercante di passaggio, ma non credevo che sarebbe servita a qualcosa. La maggior parte della gente non ha molta fiducia nei Mino come di questi tempi. Posso fare qualcosa per aiutarti? Oh sì, sono davvero felice che tu sia qui. C'è una banda di predoni che ci sta creando problemi da settimane. Vengono e rubano cibo e provviste minacciando di ucciderci se non li paghiamo. Sappiamo da dove vengono, ma non possiamo affrontarli da soli. Se elimino quei predoni, dopo vi unirete ai Minutemen. Ci penseremo senz'altro. La gente ormai è abituata a non poter contare su di voi. Non si possono cambiare le cose da un momento all'altro. Salve. Spero che tu non sia in cerca di guai. Scusa. Ho armature per tutte le tasche, se ti interessa. Ho qualche minuto lì. Quello che vedi è tutto quello che ho. Thank you.
Mi stavo poi dimenticando che sto registrando. Chissà che cacchio di video viene fuori. 200 ore di video. 5 tera. No, 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 ah, cacchio. A posto. Quanto peso? Poco, mi sono un po' liberato. 130, sì, poco. Allora, deposito tutti i materiali. Ok, poi. Io qui ho un'armatura che mi vado a prendere. E me la riporto a casa. Chissà che di due non ne faccio uno magari. Ok, io avevo lasciato un'armatura qua dentro. Dov'è la mia armatura? E ho rimasto senza energia, ma in questa zona. Cacchio, l'ho lasciata. Ah, eccola qua, e sono piella io. Ok, adesso smolliamo questa. Ok, perfetto. Certi giorni sono più duri, un giorno difficile.
ci prendiamo il nucleo di fusione nel caso ne trovassi un'altra. Ora, tornando qui, ho visto un'iconina. Mi devo guardare. Ho visto un'iconina interessante. Che vorrei andare a capire. Ok. Sì. C'è qualcosa da questo lato. Oltre a quell'affare enorme. Tra l'altro, questo affare enorme. Oh, ma guarda. Oh, che palle. Andiamo a vedere. Voi non sembrate cattivi. Buono. Non un altro passo. Una fattoria pacifica. Non vogliamo problemi. Bene. Va tutto bene, vengo in pace. Non voglio causarvi problemi. Se lo dici tu. Ma ti avverto, siamo armati. Non fare scherzi. Sexy. Prima o poi ci proverò. Beh, buona fortuna allora. Forse un giorno ci rivedremo a Diamond e cambieremo il tutto della storia. Ma voglio darti un consiglio. Se vuoi avviare una fattoria, preparati ad affrontare il mondo. Perché fare tanto lavoro quando puoi prendere quello che vuoi con la forza? Si deve fare quel che serve per proteggere se stessi e la propria famiglia. Non è così semplice. Sono bene armati. Sono pariti. Se li scaccio torneranno con il doppio degli uomini. L'ultima volta che quei predoni ci hanno attaccati, mia figlia Mary ha provato a reagire. Ora è sepolta dietro la casa. Aveva soltanto 20 anni e non hanno esitato a spararle. Per questo ci servono i miei. Il prima possibile. I miei? Quindi, conosci? Intendi il gruppo Sai di Preston Guard? A Sanctuary, sta cercando di ricostruire il mio. Quei predoni che hanno ucciso Mary hanno preso anche il suo medaglio. Appartiene alla famiglia di Cosmo di Circolazione. Sarebbe molto importante. Sai da dove venivano? Sì, penso di sì. Mentre erano qui, uno di loro ha fatto il nome di Olivia. Credo che si trovino nella vecchia stazione USAF.
Salve. Non sei della zona, vero? Se hai qualcosa da scambiare, puoi parlare con me. Cos'è? Non è nulla. Qualche rifornimento di base. Quel genere di cose. Va bene. Ok. Questo sarebbe utile se avessi i soldi. Vabbè, se lo dice lei. Oh, come non è mio alleato? Gatto, ciao. Ciao gatto, ciao. Ciao gatto, ciao gatto. Ok, quindi ho dunque, andiamo a verificare un attimo quello e quell'altro. Effettivamente senza secchio non aiuta. Vabbè, andiamo a verificare un attimo qui e poi l'altra stazione qua a fianco. Foglia di sangue. Prigione, flotta, Viking Shipping. Cazzo di ghoul. Tappi, munizioni. Vabbè, c'è la tipa qui vendere, dai. Ok. Dodgeman ha trovato un nemico. Io non vedo. Di lì. Ok. Senza braccia è difficile colpire, eh? Ok, arma dietro. Minchia satanato di merda. Pioletto, devi stare con me, non devi attaccare da solo. Un'altra pistola. Ok, anche qui abbiamo svuotato. C'è una postazione per le tute. E qui se ho fortuna magari c'è anche una tuta. Ois. Sento qualcuno.
Che labirinto. Se riuscissimo a far funzionare sto coso e aprire tutti questi container, tanta roba. Sento qualcuno parlare in lontananza, ma non capisco dove si trovi. Grazie. Ta ta ta. Babin. Non capisco da dove arrivi questa voce. Allora, qua dietro c'è qualcos'altro. Dove segue la casa azzurra? Tra l'altro io sono salito di livello, mi sono dimenticato di sfruttarlo. Se non sai cosa fare, ti picchiare, guadagni istantaneamente 10 resistenza ai danni. Quel sales, ta ta ta. C'era quello per scassinare. Ah sì, l'avevo fatto. Quello lì. Che adesso mi richiede livello 7. Ecco, facciamoci questo. Così posso aprire le porte di sotto. Insetti al cazzo. Perfetto. Fungo mentale. Ok, dunque abbiamo come obiettivo prima di andare a quella parte, ma al momento andiamo prima all'USAF, così ci facciamo subito un gruppetto di alleati e il cibo. Vabbè, magari ci si saluta a questo giro qua prima di entrare nella stazione USAF. USAF. Ha trovato qualcosa. Dove stai? Sì, te sciallo. Che c'è? Cosa? Dove sei? Bravo, quella di bambino. Bravo cucciolo. Ok. Munizioni, armadietto vuoto. Vodka. Bon, fine. Ok. Allora magari adesso ci salutiamo qui, andiamo all'entrata del
della stazione USAF e ci salutiamo e proseguiamo al prossimo video. Proseguiamo il prossimo video. Banco lavorazione armature. Un'altra volta. Ok, ci vediamo dall'altra parte.